Benvenuti a un nuovo mukbang o comunque ad una nuova colazione insieme. Sì, stamattina voglio accendere anche la candela, questa di Yankee Candle Sweet Nothings, che mi piace tantissimo e dà un tocco rilassante e iniziare la mattina in modo rilassante senza correre, visto che dobbiamo correre tutto il giorno, mi sembra ottimo. Allora, stamattina faremo una colazione insieme, diversa dal solito, dal mio solito, perché andremo a... mi vorrei farvi notare anche la mia bellissima maglietta, direttamente da Lucca Comics 2017. Comunque, voglio assaggiare insieme a voi questo nuovo prodotto che si mette nel latte, che è il cardamomo latte, che c'è scritto che è per cervelli brillanti, quindi svegliamo il nostro cervello. Praticamente contiene il cardamomo, i boccioli di rosa, la noce moscata, gli spinaci, la lavanda, chiodi di garofano e vaniglia. Qui c'è scritto di sciogliere 2 cucchiaini da tè in 250 ml di latte, però siccome io non so bene com'è, praticamente va sciolto nel latte e poi va scaldato il tutto. Io faccio un po' a occhio, per il momento lo assaggerò un pochino perché non so bene se mi piacerà o no, e poi apriamo insieme, anche se questi io già li conosco, questo nuovo pacchetto di biscotti che sono delle Moulin de Cuivre, che è la mia marca di biscotti preferita, che è l'Equilibre au Chocolat. 12 biscotti con le gocce di cioccolato. E questi sono fantastici perché non contengono zuccheri. Praticamente adesso volevo leggervi gli ingredienti in italiano, cioè la farina, il malto di grano, l'olio di girasole, pezzi di cioccolato, succo di mela concentrato, nocciole, lievito, fibra di avena, succo concentrato di limone e vaniglia in polvere. Quindi niente burro, niente zucchero, niente di niente, ma so buonissimi. E quindi iniziamo a preparare il nostro cardamomo latte. Quindi, da quello che ho capito, basta mettere il latte. Io uso latte parzialmente scremato, quindi finito, ok, a posto. E un po' di questo cardamomo che io ho aperto. Allora, ha un odore, è una polverina marroncina. Ha un odore di cannella speziato, insomma, abbastanza forte, tipo un po' a profumi di posti un po' indiani, quelle cose un po' così. E io direi di aggiungerne veramente tipo una puntina, due puntine, perché secondo me il sapore è forte. E quindi niente, mescoliamo e vediamo un po' che succede. Ah, c'è anche scritto che la polvere potrebbe non sciogliersi del tutto perché gli ingredienti possono appunto non sciogliersi alcune polveri completamente. Io comunque dopo per sicurezza mi faccio anche un bel caffè. Vediamo un po' che succede. Il latte non è colorato, però vediamo un po', insomma, se si sente il sapore. Adesso lo vado a scaldare al microonde e vediamo un po', casomai aggiungiamo altro prodotto. Intanto che mi si scalda il latte, apriamo insieme i biscotti. Era tanto che non mangiavo questi biscotti, sono fantastici perché all'interno i biscotti sono tutti confezionati 2 a 2, ovviamente arrivano sempre un pochino rotti, un po' perché sono comunque friabili, non contenendo grassi, sono abbastanza appunto friabili. Però vabbè, non fa niente, anche se sono rotti a me non dà fastidio. Una volta ho letto però che ci sono delle persone che hanno tipo delle fobie, insomma, tra virgolette, che non riescono a mangiare biscotti se non sono tutti interi, cioè proprio i pezzi li scartano. Invece a me piace tantissimo mangiare pezzettini di biscotto. Non lo so, io a volte proprio anche nel... perché li tengo tutti nei miei barattolini di latta, e a volte vado proprio a cercare i pezzettini, mi piace mangiare, spizzicare quei pezzettini di biscotti, però ecco, esiste proprio una fobia di persone appunto che non riescono a mangiare biscotti spezzettati, non interi. Io non so
per quale motivo? Ma non lo so, comunque il latte è pronto. Allora, non so se si vede, è diventato un pochino marroncino, però insomma se io lo maneggio è leggermente insomma, marroncino, ma poco poco. A me non va mai di esagerare troppo con le spezie, perché lo trovo comunque pericoloso, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo, ma una volta aggiunte troppe non potete toglierle. Assaggiamo. Allora, io non aggiungo mai zuccheri, cose varie. Allora, il latte ha un sapore un po' diverso, ma insomma si sente questo retrogusto speziale. Secondo me la quantità così va bene, perché altrimenti poi soprattutto di prima mattina diventa stucchevole, quindi io mi accontento di questo leggero retrogusto speziato e andiamo subito a mangiare i nostri biscottini a pezzi con le gocce di cioccolato. A me i pezzi di biscotti piacciono, io non ho la fobia. Buonissimi, questi sono buonissimi. E a volte ho proprio il bisogno, sento proprio il bisogno del cioccolato e io proprio a casa non lo tengo. A volte sono veramente molto tentata di prenderne un po' quando vado a fare spesa, però evito, perché poi quando ce l'ho non resisto, lo mangio veramente tanto, quindi preferisco magari soffrire un pochino qualche volta, magari ecco mangio un biscotto quando voglia, più o meno insomma, o mi distrago e faccio qualcos'altro. Buoni, non troppo dolci, perfetti. Secondo me tra le gocce di cioccolato e queste spezie, stamattina proprio il mio cervello fa proprio scintille. E a me non piace inzuppare troppo i biscotti, mi piace comunque che siano sempre un pochino fragranti. Invece cioè, chi ama la pappetta? No, no, io no, assolutamente. Ne prendiamo altri due, perché due, con due arrivare a pranzo, la vedo un po' dura. Allora, so che magari può essere uno spreco, questi biscotti che sono confezionati due a due con la plastica, quindi c'è tanta plastica. Però vabbè, si ricicla, quindi per me comunque è una bella cosa, perché si evita di lasciare i biscotti aperti che poi perdono la fragranza, no? Invece così li mangiate quanti volete. Ormai Le Moulin du Pivert è la mia marca preferita di biscotti, assolutamente. Adoro. Sembrano proprio, saranno anche queste nocciole aggiunte, ma sembrano proprio dei biscotti burrosi. Buonissimi. Cioè, prendete questi biscotti di questa marca perché sono buonissimi. Fantastici. È rimasta una goccia di cioccolato. Non si può sprecare. Direi anche di mangiare qualcuno dei biscottini un po' più vecchi che mi sono rimasti. Cioè, ragazzi, io adoro mettere i biscotti in questi contenitori, cioè sono troppo carini.
mi manca tanto comprare cosine di Gorgeous, mamma mia, c'era una voglia di andare sul sito, ma non ci vado di proposito, perché comunque sono delle brutte cose che mi servono, ma che poi se le vedo non riesco a non comprare, quindi non ci vado. Comunque forse bisognava aggiungerne un pochino di più di questa polverina al cardamomo, però mi accontento del sapore leggero. Poi siccome io comunque solitamente mi mangio sempre il cappuccino, una tazza di caffè a parte me la faccio, che mi dà un pochino più di energia. Io ormai non riesco più a mangiare i biscotti, quelli diciamo del supermercato, comunque quelli normali. No, mangio solo questi. È vero che è rimasta un po' di polverina in fondo. Comunque a me piace aggiungere un po' queste cose ai cibi, queste tipo polverine, la spirulina, comunque, che ne so, i semi di chia, perché so, comunque sono sostanze che fanno bene e quindi io ho preso questa abitudine e mi sono resa conto che molto spesso appunto mi evitano anche di aggiungere troppo sale, tipo anche se aggiungo la spirulina non salo quasi per niente il cibo, quindi insomma ottimo. E adesso io direi di concludere la nostra bella colazione insieme con il caffè. Io adoro tutta la schiumetta del caffè. Ora non riesco a farvela vedere più di tanto, comunque. Sono fatta una tazzina piena, perché io ho questa maledetta abitudine di dover vedere le tazze piene e quindi anche del caffè io lo faccio fino a che non si riempie. Ho fatto questo di Lavazza a modo mio, che è il delizioso, che è molto leggero come il caffè, e io ci voglio aggiungere anche un pochino di cacao, questo della Milka, mamma mia che ve lo dico a fare, è buono da mangiare anche così, ve lo dico perché l'ho provato. Sì, a volte quando ho voglia di cioccolato mi attacco anche al Nesquik, a queste cose, perché veramente quando non c'è, hai bisogno del cioccolato, non puoi fare a meno di mangiarlo e ti attacchi a tutto. Vabbè, lasciamo perdere dettagli e quindi anziché mettere il zucchero metto questo, che mi dà ancora un po' più di energia. Anche se comunque oggi vado al lavoro contenta, perché comunque a pranzo smetto, quindi è tutto pomeriggio libero. Non è che io debba fare questa cosa, però posso dedicarmi comunque allo studio, vorrei disegnare. A proposito del disegno, sono incavolata nera con Windows. L'altra sera è partito un aggiornamento mega galattico di Windows, tant'è che io l'ho fatto andare di notte, perché vedevo proprio che era lentissimo, che ci metteva un sacco. Sapete quegli aggiornamenti enormi che il computer mi si riavvia più volte, no? Assurdo. E praticamente poi da ieri, quando ho riacceso il computer, non mi funziona più il programma di disegno digitale, il Manga Studio 5. Cioè, non so che fare. Ho scritto una mail al supporto per vedere, insomma, perché mi dà come problema la risoluzione dello schermo, però non riesco comunque a farlo ripartire anche se l'abbasso. E quindi adesso ho scritto una mail al supporto, vediamo se mi rispondono, anche perché servirebbe il numero seriale del programma, che io ovviamente non ho, perché io non conservo mai niente, insomma. E vediamo se me lo risolvono, perché mi darebbe fastidio comunque comprare la nuova versione, che è Clip Studio, mi sembra si chiama, Clip Studio, insomma, comunque la nuova versione di Manga Studio, che comunque è a pagamento, e io anche il Manga Studio l'avevo pagata.
è preparato, e infatti praticamente ci sarebbe la possibilità di scaricare questo nuovo programma con il numero seriale del manga studio per comunque proseguire con lo stesso programma e non pagare nient'altro. Però vediamo insomma se riesco a risolvere. Però sono veramente arrabbiata perché non lo concepisco, cioè perché mi devi creare tutti questi problemi? Funzionava tanto bene e ora praticamente si apre ma rimane tutto bianco, non si aprono le finestre, cioè non funziona. Cioè alla fine tutti questi problemi che ti si creano nel tempo ti costringono a volte anche a cambiare, ecco, tipo il cellulare, il computer, perché magari la scheda grafica non supporta più tutte queste nuove cose, il computer appunto non ce la fa e bisogna cambiarlo, quando invece magari fino al giorno prima dell'aggiornamento funzionava tutto perfettamente. Se è successo anche a voi che dopo un aggiornamento non vi è funzionato qualcosa, insomma, avete risolto in qualche modo e è magari una soluzione universale che può andare bene per tutto, credo di no, però fatemelo sapere. Io intanto aspetto la risposta. E a me, no, stare con questa idea che non mi funziona il programma di disegno, che ho voglia poi di disegnare, ok, posso disegnare a mano, non è quello il problema, però mi dà fastidio. Ok, anche il caffè è finito. E io solitamente vado a prendere anche tutta la schiumetta che è rimasta, perché è buonissima. Io adoro questa macchinetta, mi piace tantissimo come fa il caffè e mi piacciono anche i caffè. Quindi la mia colazione è finita, che ore sono? 7:35, ok, mi do un'ultima sistemata, lavo i denti, metto il rossetto, mi sistemo e vado al lavoro. E quindi grazie per aver fatto colazione insieme a me, per avermi fatto compagnia, anche perché se io sono da sola comunque mangio pochino. Se invece sto in compagnia, comunque parlo con qualcuno, che mi rendo conto che mangio un pochino di più, e male non mi fa se mangio un pochino di più, però quando sono da sola non ce la faccio a sforzarmi a mangiare di più, mangio pochino e basta, insomma, sì. Non mi piace mangiare da sola, invece appunto così, infatti stamattina ho comunque fatto una colazione un po' più grande del mio solito, perché magari ecco, se io fossi stata veramente sola sola, magari quei 2-3 biscottini finali non li avrei mangiati e quindi niente. Credo che continuerò a fare un po' di mukbang così perché mi piacciono e spero che piacciono anche a voi. E ok, non è che vi abbia detto chissà quante cose, non avevo grandi argomenti di cui parlare, però vabbè, è per passare un po' di tempo insieme. E vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social, soprattutto Instagram, perché lì pubblico foto quasi tutti i giorni, mi piace tanto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona giornata a tutti!